Buongiorno ragazzi, eccomi tornata in un nuovo vlog. Stamattina mi sono svegliata e ho deciso di registrare un vlog perché comunque ultimamente non sto più registrando tantissimo rispetto a quando eravamo tutti in quarantena e quindi avevo tutto il tempo del mondo per registrare. Tra l'altro devo cercare di abbassare un pochettino la voce perché c'è Ste che sta facendo una chiamata di lavoro. Lui ancora non è tornato in ufficio e credo che lavorerà da casa per tutta l'estate. Io invece, come vi ho già anticipato, sono tornata ormai da 3 settimane, oggi che lunedì inizia la quarta settimana di lavoro e tra l'altro domani abbiamo anche l'inventario e starò tutto il giorno in negozio dalle 8 del mattino alle 8 di sera. L'inventario è una giornata molto impegnativa e chi fa questo lavoro come il mio saprà sicuramente di cosa sto parlando. Quindi oggi ne voglio approfittare visto che sono a casa per registrare un video, in quanto poi domani non ce n'è per nessuno perché non ho proprio il tempo materiale di fare nulla. Quindi ho pensato di fare qualcosa oggi. Tra l'altro, oggi pomeriggio poi alle 4 abbiamo l'appuntamento dal veterinario perché dobbiamo portare Pato a fare il vaccino, quello per l'estate. E di solito quando si tratta di veterinario vado sempre io per tutti e tre i cani. Un mesetto fa circa ho portato sia Gioia che Mocha e invece oggi portiamo Pato. Tra l'altro ci sta dando l'appuntamento, cosa che invece prima della quarantena non dava. Tu praticamente arrivavi in ambulatorio e aspettavi il tuo turno, quindi se davanti a te avevi tipo 10 persone dovevi aspettare insomma il tuo turno. Invece trovo sia più comodo prendere l'appuntamento perché così almeno arrivi e subito è diciamo il tuo turno. Quindi spero che continuino così anche quando la situazione tornerà completamente alla normalità, perché secondo me è più comodo e si perde meno tempo. Comunque oggi pomeriggio devo appunto andare dal veterinario e poi già che sono in giro volevo approfittarne per andare a comprare l'esdraio perché avendo messo la piscina non abbiamo nessun sdraio e mi sembra insomma carino averne almeno un paio da utilizzare quando magari si esce dalla piscina per asciugarsi, per prendere un po' di sole. Se sentite sgranocchiare perché qui ci sono Gioia e Mocha e c'è Mocha che sta giocando con il sasso, ha imparato da Gioia, sapete che Gioia è un amante dei sassi, li porta ogni tanto in casa, ci troviamo qualcheduno sparso per casa e ha preso questa abitudine anche Mocha, ovviamente copia in tutto e per tutto Gioia. Comunque, adesso sono completamente struccata perché mi sono svegliata da poco, ho anche fatto colazione, come avete visto, stamattina dopo tipo 3 mesi ho fatto il cappuccino, l'ho preso un giorno. L'ho ripreso sì, settimana scorsa prima di iniziare a lavoro al bar e mi è tornata voglia, quindi oggi mi sono concessa insomma il cappuccino, ho mangiato anche questi biscotti che vi ho fatto vedere prima. Io ho mangiato e sto mangiando ultimamente questi biscotti, non li mangio tutte le mattine, comunque vario, però li mangio molto molto spesso. Sono biscotti integrali ricchi di fibre con all'interno la crema alla gianduia, sono super super buoni. Nella confezione ce ne sono 4 e di solito se mangio questi a colazione li mangio tutti e 4 e stamattina insomma mi sono fatta anche il cappuccino. Comunque adesso vado in bagno, voglio farmi una maschera, mettermi anche il patch contorno occhi dopo essermi insomma cambiata, quindi tolta il pigiama e pronta diciamo per poi andare a fare tutte le cose che devo fare questo pomeriggio. Vi faccio vedere anche l'ordine che mi è arrivato da IKEA, perché durante la quarantena ho fatto un ordine sul sito di IKEA e mi è arrivato sabato sera, tra l'altro non me l'aspettavo, ero a lavoro, Ste mi manda la foto del pacco insomma che era stato consegnato dal corriere. Io l'ho già aperto sabato perché insomma ho voluto guardare se c'era tutto e insomma come erano le cose insomma che avevo ordinato, però vi faccio vedere perché in realtà sono ancora tutte nello scatolone, quindi devo ancora andare a smistare tutto. Ed eccomi in bagno, momento skincare. Vado a mettere questi patch contorno occhi di Pixi che mi piacciono davvero un sacco. E poi come maschera voglio utilizzare questa qui per la zona T, questa è sempre di Pixi ed è una maschera peel off, quindi andrò a metterla, essendo per la zona T sul mento, sul naso e sulla fronte, avrò quindi lo spazio diciamo libero per applicare contemporaneamente il patch contorno occhi. Comunque fuori
C'è una giornata bruttissima, super brutta, e da quando abbiamo messo la piscina ci saranno stati, forse a esagerare, 3 giorni di bel tempo, 3 di numero. Il resto dei giorni era o nuvoloso oppure, come sta succedendo da 3 giorni a questa parte, piove tutto il giorno. Il cielo è grigio, piove, la temperatura si è abbassata, non sembra che stia arrivando l'estate, almeno qui da me, quindi la piscina è praticamente sempre coperta, la stiamo tenendo coperta in quanto comunque la temperatura non è delle migliori, e così non sporchiamo anche la piscina tenendola coperta con la pioggia, insomma con l'acqua piovana, che sennò altrimenti entrerebbe insomma in piscina. Quindi è coperta, non l'abbiamo ancora inaugurata, non abbiamo ancora fatto il bagno. Poi io sono abbastanza freddolosa, quindi se c'è una bella temperatura e l'acqua è calda, riesco, cioè è calda, almeno deve essere tipo 27 gradi, 26-27 gradi, allora riesco a fare, anche se no, 26 forse è un po' freddina, 27-28 gradi riesco a fare il bagno senza problemi. Se invece è fredda, faccio fatica, magari entro un attimino, però dopo o mi metto sul materassino o comunque sulla ciambella per prendere il sole, però non sto immersa nell'acqua perché dopo un po' io ho freddo. E quindi non me la sono mai sentita, né io né ste, nessuno si è sentita di fare il bagno con queste temperature, anche perché l'acqua non ha ancora raggiunto, forse ha raggiunto i 26 gradi, però poi piove, quindi scende un pochettino, poi risale di un grado, poi riscende, e quindi insomma è un po' presto per fare bagno, però intanto è lì, bella, pronta, aspettiamo soltanto una bella giornata di sole per poterla inaugurare. Vado a mettere anche la maschera, mi aiuto sempre con un pennellino per applicarla meglio. Adesso non mi resta altro che aspettare, metto sempre il timer e io direi di tenere in posa il tutto per 30 minuti. La maschera va tenuta in posa almeno 15 minuti. I patch contorno occhi invece li tengo sempre 25-30 minuti, quindi ho messo il timer di 30 minuti, così almeno non mi perdo io, perché a volte metto le maschere, poi magari mi metto a fare pulizie o ad editare un video o fare insomma qualcosa e il tempo passa e io non me ne rendo conto. Quindi ultimamente metto sempre il timer, così almeno sono sicura di non dimenticarmi la maschera o di non toglierla prima del tempo. E nel frattempo, intanto che la maschera è in posa, dovrei anche lavarmi i capelli, però sto pensando quasi quasi di lavarli stasera quando torno e non oggi, perché voglio anche farvi vedere appunto il pacco di Ikea e alcuni prodotti di pulizia che mi sono arrivati, che devo ancora provare, però volevo farveli vedere, e non voglio perdere tempo anche a lavare i capelli, quindi mi sa che li lavo stasera, faccio così. Sono passati i 30 minuti, sono andata a togliere sia la maschera che il patch contorno occhi e come ultimo step vado a mettere la crema idratante. Ultimamente sto utilizzando questa, che è sempre di Pixi. Come notate, utilizzo tantissimi prodotti di skincare proprio di questo brand perché mi piacciono molto e poi me ne mandano sempre in quantità industriale. Questa tra l'altro è l'ultima linea che ho ricevuto da loro, al retinolo, e devo dire che mi sta piacendo davvero molto, quindi prendo un po' di crema e la vado a mettere su tutto il viso, così poi posso finalmente truccarmi ed essere un pochettino più presentabile, e andrò anche a cambiarmi. Mi sa che oggi vado di pantaloni lunghi perché il tempo è molto bruttino, che nervoso. Io amo la bella stagione, amo il caldo, vivrei tutto l'anno con le belle temperature. Non tutti amano il caldo, però io lo preferisco di gran lunga rispetto al freddo, all'inverno. Sono più una da estate, però vabbè, ancora non è arrivata, quindi attendiamola. Rieccomi, mi sono preparata, abbiamo già mangiato perché nel frattempo si è fatto ora di pranzo, abbiamo mangiato, abbiamo sistemato tutta la cucina. Ne approfitto per farvi vedere adesso il pacco delle cose che ho ordinato insomma sul sito dell'IKEA e i prodotti di pulizia che mi sono arrivati, che mi ispirano tantissimo, ma essendomi arrivati questo weekend non ho ancora avuto modo di provarli. Li proverò sicuramente in settimana, intanto ve li faccio vedere soltanto
così velocemente e sono anche abbastanza di fretta perché sono tipo le 2 e sapete che devo andare dal veterinario per le 4 e volevo partire prima per fargli fare una bella passeggiata e quindi devo fare quasi un po' di fretta. Come sempre arrivo all'ultimo minuto, vabbè. Queste sono le cose che ho ordinato appunto sul sito dell'IKEA. Ho già aperto ad esempio questa che è una tenda che voglio mettere fuori. Devo ancora provarle perché le ho prese però non le ho viste ancora appese in quanto mi manca il bastone per fissarle alla parete. Però mi ispirano, quindi insomma speriamo bene. Le ho prese pensando di metterle sul finestrone qui però esterno, quindi quando teniamo la finestra aperta e la tenda su e abbiamo comunque una tenda, anche se un pochettino leggera, comunque una tenda che dall'esterno insomma fa un po' di, cioè copre un pochettino l'interno della casa. E le tende che ho preso sono queste qui e sono il modello Lil, costano pochissimo perché mi pare di averle pagate 3,95 euro a confezione. Nella confezione ci sono due pezzi ovviamente e sono e hanno queste misure qua, 280x300 di lunghezza. Spero che anche per quanto riguarda la lunghezza non siano troppo lunghe, in caso dovrò farle accorciare. E sono super leggere perché guardate un po', questa è la loro consistenza, quindi in realtà si vede, però ne ho prese parecchie perché ne ho prese una, due, tre e quattro. Ho preso quattro confezioni, quindi andranno a coprire alla fine perché le andrò a mettere una sopra l'altra e penso di fare due e due perché appunto le voglio mettere davanti alla finestra. Se mi piacciono restano qui, lì, altrimenti vorrei metterle sotto al portico, però devo provare. Poi ho preso questi contenitori bianchi in plastica, questi qua li ho presi per organizzare meglio la dispensa della cucina e ne ho presi due più piccolini e due un pochettino più grandi per mettere magari, anzi tre dei più grandi, non mi ricordavo, ne ho presi tre. Adesso non riesco con una mano a tirarli fuori, ok. E appunto sono la misura più grande, così da poter organizzare meglio tutte le cose all'interno della dispensa. E poi ho preso due set per il letto, ovviamente matrimoniale, perché noi abbiamo un letto matrimoniale. Ho preso questa fantasia, sfondo bianco, e poi ci sono questi disegni geometrici sul verde acqua. Spero che poi una volta messo sul letto mi piaccia, perché troppi disegni, troppi fiorellini, ghirigori non mi fanno impazzire, preferisco le cose semplici. Però avendo tutta la camera bianca ho voluto provare con un set da letto insomma un pochettino più colorato, quindi lo provo e vediamo un po' se mi piace, speriamo bene. E poi ho preso questo qui che invece è un classico tinta unita, ma comunque un bellissimo colore, un lilla stupendo, questo mi piacerà di sicuro. E penso siano delle novità comunque, se non ricordo male, perché non li avevo ancora visti e spulciando il sito li ho trovati, quindi insomma ho voluto provare a prendere anche questi. Mentre l'altro giorno dopo lavoro sono stata da Casa Shop e ho preso due di questi e di queste ciotoline, c'erano dei diversi colori, io ho scelto questo in grigio chiaro perché si abbina perfettamente con il divanetto che abbiamo qui fuori, e ne ho prese due perché le voglio utilizzare per l'acqua e le crocchettine delle cagnoline da tenere fuori. Però questa è ancora, ce l'ho ancora qui in realtà, in quanto essendo per le crocchette non le lascio fuori sempre, mentre la ciotolina dell'acqua invece è sempre fuori, l'ho già posizionata. È molto capiente, è leggera, non si rompe, quindi anche se vanno a muoverla, non insomma a spostare un po' per il portico, non succede niente. Dovrebbe essere, se non ricordo male, in resina e mi piace davvero molto. E poi ho trovato questi contenitori per la pasta, non so se si intravede qui, ma in rilievo c'è scritto pasta. Sarebbero in realtà per gli spaghetti, perché comunque sono molto alti. Tra l'altro ho provato a metterli nel pensile dove teniamo la pasta, ma non ci sta in altezza, quindi dovrò metterli qui dove teniamo le colonne perché è più alto, c'è più spazio diciamo, quindi dovrò andare a fare un po' di spostamenti. Ne ho presi due, sono bianchi opachi,
con il coperchio in legno e ne ho presi due, uno per mettere gli spaghetti e uno per mettere le penne, perché noi mangiamo soltanto penne e spaghetti e li trovo davvero bellissimi, molto eleganti. Non costavano poco perché li ho pagati 8 euro l'uno, però è una spesa che fai una volta e poi non devi continuamente andare a rifare, e preferisco la dispensa organizzata con contenitori di questo tipo e non con la scatola tradizionale di cartone della pasta, insomma trovo più elegante una cosa del genere. Quindi piano piano sto acquistando tutti dei contenitori carini per organizzare al meglio la dispensa della cucina. Adesso volo a portare Pato dal veterinario, poi vado alla ricerca della sdraio, speriamo di trovarla, perché ne ho vista una che mi piace molto e che è uguale ai divanetti in realtà che abbiamo qui fuori. Dovrebbe essere, ce n'è disponibile soltanto una, la mia intenzione è quella di prenderne due, una per me e una per sé, in caso intanto ne prendo una e poi ordino l'altra, però vorrei anche vederla dal vivo prima di ordinarla, quindi vado a fare anche questo salto veloce e in negozio, e dopo stasera dovremo anche andare a fare la spesa, quindi speriamo di riuscire a fare tutto. Ragazze, rieccomi, sono tornata. Parlo un po' a bassa voce perché c'è Ste che sta ancora lavorando, sta facendo una chiamata di lavoro e sono le 7. Tra l'altro non fate caso ai miei capelli, ma sono dei capelli da pazza, stasera li devo assolutamente lavare, però dobbiamo anche andare a fare la spesa, quindi adesso aspetto che finisca perché è iniziato a 6:30, metto che sarebbe durata circa una mezz'oretta, quindi secondo me siamo in fase finale, quindi aspetto a lavarli, se poi viene tardi e salta la spesa andrò a lavare i capelli prima di cena. Comunque poi mi sono resa conto che oggi non vi ho fatto vedere i prodotti per la pulizia che mi sono arrivati, vi ho fatto vedere quello dell'IKEA, ma i prodotti di pulizia no, quindi li ho recuperati e ve li faccio vedere, hanno un profumo super buono e non vedo l'ora di provarli. I prodotti in questione sono questi, di un brand che non avevo mai sentito e che ovviamente di conseguenza non avevo neanche mai provato. Il brand è Deomix. Questo è un detersivo per pavimenti all'aloe senza risciacqui, super sgrassante, profumo persistente super concentrato, e ve lo confermo perché quando ancora la scatola era chiusa arrivava un profumo super forte, infatti ovviamente li ho già aperti e annusati tutti perché io amo annusare i profumi dei detersivi, degli ammorbidenti, insomma di tutto ciò che riguarda la pulizia, perché deve piacermi anche il profumo oltre che poi al prodotto in sé, io guardo tanto anche il profumo. Fatemi sapere se anche per voi il profumo è importante o se non vi interessa più di tanto. E questo è all'aloe, io ho scelto questo, però ci sono altre profumazioni. Poi c'è questo che invece è uno spray per ambienti, un profumatore per ambienti che ho già provato. Questo l'ho provato sulla piantina finta che ho all'ingresso, perché dovete sapere che io utilizzo questi profumatori oltre che sui tessuti, quindi divani, coperte, tappeti eccetera, anche sulle piante finte. Ha un profumo di vaniglia molto molto buono, però non sente solo di vaniglia. Sono andata a leggere sul sito perché ricordavo che fosse alla vaniglia, però non lo trovo scritto da nessuna parte e ve lo confermo, è realizzato questo profumatore per ambienti con note dolci vanigliate, infatti il profumo è molto dolce ed è super persistente, infatti qui dicono persiste per 3 giorni e ve lo posso confermare, molto molto forte la profumazione, come è forte la profumazione dei prodotti per la lavatrice. Questo è l'ammorbidente felce talco, in quantità è decisamente più grande rispetto a questi due e anche lui ha un profumo super buono. E poi non potevo non provare il classico detersivo, tra l'altro questo qua è arrivato leggermente aperto e quindi si era un po' bagnata la confezione, ecco perché il profumo era anche molto forte della scatola. Comunque questo qua appunto è il detersivo per la lavatrice super concentrato e ripeto il profumo di questo detersivo è davvero molto forte, molto intenso, però non è fastidioso
e non vedo l'ora di provare per bene tutti questi prodotti. Questi tre proprio li devo provare. Lui invece l'ho già provato ed è super approvato. Ringrazio tanto questo brand Deomix per avermi omaggiata di questi prodotti. Sono sempre molto contenta quando devo provare prodotti per la casa nuovi, perché mi piace scoprire nuovi brand, prodotti insomma meno conosciuti, e insomma amo insomma cambiare e scoprire qualcosa di nuovo. Comunque, se anche voi avete dei profumatori a spray in casa, vi consiglio di spruzzarli anche sulle piantine. Io vado semplicemente a spruzzare sulle piantine, ovviamente le piantine devono essere finte e c'è un profumo buonissimo, e questa è una cosa che faccio una volta alla settimana, una volta ogni 10 giorni, dipende un po'. Già che ci sono, ne approfitto e ne spruzzo un po' anche qua e un pochettino anche qui, visto che non l'avevo ancora provato qui. C'è un profumo comunque super buono, ovviamente appena spruzzato si sente tanto e poi va un po' a svanire nel corso dei giorni, però fino a 3 giorni il profumo si sente, specialmente quando ci si avvicina insomma alla zona profumata. Comunque, prodotti per le pulizie a parte, non vi ho detto la fine dell'esdraio. Sono stata da Leroy Merlin, perché ho cercato un po' su internet, su vari siti, ho guardato Maison du Monde, ho guardato altri siti online che appunto vendono arredamento da giardino, e c'erano diversi modelli che ci piacevano. Però alla fine abbiamo optato per la sdraio da giardino uguale ai divanetti che abbiamo fuori, così da avere tutto uguale, anche se probabilmente le sdraio resteranno quasi tutto il periodo estivo giù dove abbiamo la piscina, perché sicuramente andremo a sfruttarle di più. Però se ogni tanto vogliamo portare una sdraio o addirittura tutte e due qui in giardino, sono praticamente uguali insomma al divanetto e sta sicuramente meglio. Sono quindi in alluminio bianco, la struttura è tutta in alluminio bianca, mentre l'imbottitura, perché c'è proprio il cuscino sia dello schienale che della sdraio stessa, insomma proprio un bel cuscino imbottito come i divanetti, con il tessuto grigio chiaro, proprio identico, e non vedo l'ora che arrivino. Erano disponibili in negozio, però era tutto smontato nella loro confezione, quindi non ho potuto vederla dal vivo, ho guardato un po' le foto su internet e mi sono dovuta accontentare di quelle. Le ho ordinate e me le spediscono a casa, la spedizione tra l'altro è gratuita, quindi ne ho approfittato. Dovrebbero arrivare il 13 giugno, quindi la settimana prossima. Speriamo che non abbiano nulla, perché l'anno scorso ho trovato una brutta sorpresa quando poi i divanetti erano arrivati, perché erano un po' sbeccati, avevano un po' di segni in qualche angolino, quindi ero andata a fare fare il reso, li avevo cambiati, avevo ordinato dei divanetti nuovi che tra l'altro erano poi arrivati tipo circa un mese dopo. Quindi speriamo non succeda la stessa cosa con le sdraio. Le piccole stanno impazzendo perché probabilmente c'è fuori un cagnolino e sicuramente loro vogliono uscire. Guardate come fanno. Vuoi uscire, Gioia? Vuoi uscire? Sì? Tu Moka? Dai, dai, fuori, fuori. Via! Che tipe. Comunque, Ste ha appena finito la chiamata di lavoro e sono le 7:25, quindi siamo super tirati perché il supermercato chiude alle 8, si sta cambiando alla veloce, quindi io chiudo qui questo vlog. Adesso andiamo a fare la spesa in super velocità, poi prepareremo qualcosa per cena, anche perché in frigorifero non c'è praticamente quasi nulla, quindi stasera dobbiamo comprare anche qualcosa poi da mangiare in velocità questa sera, perché non ho molta voglia di cucinare. Devo assolutamente editare questo video perché lo voglio far uscire domani, quindi devo fare tutte le cose di fretta. Comunque non mi perdo più un chiacchiere perché lui è quasi pronto, e se mi vede qua che sto continuando a chiacchierare mi sgrida, mi sta facendo così. E beh, è vero, perché poi mi dici: io sono pronta, non sto ancora facendo il video. Io spero che questo vlog vi abbia tenuto compagnia. Se è stato così, mettete un pollicino in su ed iscrivetevi al canale. Un bacione, al prossimo video, ciao.